Sono arrivato ad Adua. Sono ad Adua non per vedere la famosa battaglia degli italiani contro gli etiopi del 1895, ma bensì per andare all'associazione James non morirà, di cui io do un piccolo contributo all'anno. Quindi andiamo a visitare i nostri bambini adottati a distanza. Sto arrivando al villaggio dei bambini. Mi è venuto a prendere Mr. Teclo. I forget the name already. Tolde. Mr. Tolde. I don't know why I talk Teclo. Mr. Tolde. Come to pick me up, è venuto a prendermi. Quindi, so, how many children there are in the village? It's about 90. Sono 90 bambini nel villaggio dei bambini. James non morirà. James non morirà. Allora, mi trovo dentro al villaggio dei bambini di James non morirà. Appena sono entrato ho visto che è molto bello, è molto organizzato bene. Sento le urla dei bambini. I listen the children. I hear the children. Ah, they are in the school? No, not school today, because today is Saturday, yes. Yeah? Dining hall, this is... Dining. Ah, they are eating now. Yes. After that, we like to see the children that we support. Okay. We support Abimel. Abel? Abiel. Ami... yes, e other three children, I have the name. La sala da pranzo. So it's time to eat, yes, it's the dining room. Yes. Okay. Hello kids. Hi. Hello. Hello, hello, hello. Good afternoon, salam, la cucina, good. Here down, we have a garden and some cows we have over there. Ah, okay, so like a farm area. Yes, similar like that. But small farm area. Used mostly for the kitchen. Yes. Milk, you know, the cows. Okay, so you have a cow for the milk. And also we have down there, we have some vegetables. Some vegetables. And some, quindi qua abbiamo una piccola fattoria dove hanno delle mucche, così possono dare il latte ai bambini senza andarla a comprare, ma producendolo direttamente loro. E chiaramente anche fanno crescere le verdure da poter sempre usufruire per la mensa. This time also Michele. Michele is Italian guy. They are first child. Zona fattoria. Bene. Yes, allora questa non è una guest house dove uno può venire qui e passare le giornate, questa è la guest house per coloro che vogliono venire qui a passare un po' di tempo come per fare un po' di volontariato. Ah, ho capito. I didn't understand, I thought it was a guest house for guests coming holiday and so they support with the rent the place. Here we have And what? A hall, something like we use it as a study room. Okay. For the children's. And this is the study room. And they have library inside. Okay. There is a library. Projectors. Okay. They can see movies and like entertainment center. Okay. So it's equipped with everything. And okay. For small children, here we have some playground. Okay. Where they can play swing and different kind of activities. Mm-hmm. Also we have over there a volleyball for the children, for the teenagers. Yes, teenagers. Yes.
And tell me, the volunteers that they, if you, someone want to, yes, you. If someone want to come here to do the volunteer, what they come to do, like volunteer, what they can I do? I have no idea. You don't have, okay. I see. Siamo nella scuola. This is for the children. The children and from which age? Mostly for all. Okay. They have time. So they divide the time. Time limit. Okay. But ah, il presepe. Yes. For Christmas. Yes. L'Africa. Most of the time they see the movies and some other things. Okay. We have a project for some time. Some activities. We have. Qui c'è un presepe. Si vede che è gestito e che è gestito da italiani, perché il presepe è proprio tipico italiano. The presepe is really typical for the Italian culture. So also the children, they make this one themselves. Yes, they make it themselves. The Christmas. Che bello, tutto viola. I like purple. Ah, I like the color. Okay. Like my friend, I have one of my best friends, she likes very much purple. She loves purple. So this is the compound where Francesco and family lives. Ah, they live here, the family. Francesco and Nevia. Yes. Okay, so now they are in Italy. They are in Italy. And here is the office. These are the office? Closed at this moment because yes. It's Saturday. And ah, okay, good. Have, Saturday. Saturday is also my day off because for my religion. Sabato è sacro anche per me. Ah, you are in religion? Yes. Sono usciti i bambini dalla sala da pranzo. Hello. Hello. Mamma mia, quanti sono. Tantissimi, ciao bella. Ok, bimbi, fatemi andare. I have to go, kids. Go. Before they go to school, they start to learn here. Yes. Okay. Here inside this room, there are three teachers. Okay. Qualified teachers, they can follow them in everything what they do, and also mainly, this one was organized by Nevia, the wife of Francesco. Ah, this is organized really from Nevia. Wow, it's very nice class, very beautiful. So it's for the children like Camilla. Yes. Okay. They study here and. Yes, it's very beautiful. È bellissima sta classe. Foto. Ci sono un sacco di giochi, che carini. E poi qui ci sono tutti i pianeti della nostra galassia: Saturno, Giove, Mercurio, la Terra, il Sole. The sun, the middle. Eccoli qua, i nostri bambini. They're our kids. Manca sempre, it miss always Abiel. Abiel, where is Abiel? Where he go? Yes. Ok. Ecco qui, qui c'è Camilla. Eccolo. Poi qui abbiamo invece Elizabeth. Elizabeth? No. No. Elizabeth is she. She is Elizabeth. Yes. Ok. Ciao Elizabeth. Poi invece allora lì Benedetta. Benedetta, yes. Eccola qua, Benedetta. Ciao Benedetta. Hello. Ciao. Salam Benedetta, salam. Sono timidissimi, they're very shy. E qui abbiamo i due maschietti. Amaniel e i due fratelli, no? Abel. E Abel. Ciao Abel. Abel. He's very shy. Yeah, shy.
Don't be shy. I have a room. Eccoli qua. Facciamo una piccola foto. Let's take a photo. Photograph. Yes. Ho lasciato i nostri bambini andare a giocare con gli altri. Non vedevano l'ora, secondo me, di andare via, poverini. Carinissimi. I nostri cinque bambini. Tra poco ci sarà anche il sesto. Few times we will have the sixth. This volleyball. Playground also for the kids. Okay. Volleyball and... Yes. Ah, it's quite big. Yes, the, yes. Where they sleep the children? We are going. Okay. So it's all similar houses. Oh yes. We will see one. Just one. Yes, it's enough. Yes. And they have different color, green, yes, blue. Yes, different colors. Okay. Stiamo entrando in una delle case dove dormono i bambini. Sono varie case, c'è la casa azzurra, la casa verde, la casa viola e ci sono altre, sono tutte uguali, quindi ecco qua. Hello. Oh, this is your home. Qui ci sono i loro vestitini. This is where they the clothes. Some study room. Ok. They can study in the evening. They can study. Both sides. And this is the place where they can sleep. Ecco qua, questi sono i letti. Hello. Wow. Very clean everything. Yes. Ah, and this is really for the baby, eh? Yes, yes. And here is sleep for some mother. One mother. Yes. Le case dove dormono i bambini sono sei. La casa azzurra, la casa verde, the greenhouse, la casa rossa. La casa viola. Ogni casa c'ha un colore diverso e poi altre. But I see more than six. No, I will show you the other two. Okay. They are different. I see. So six are all the same, like what we see before. Yes. Okay. And by the way, we have two water wells. So in case there is no water. Ah, yes, good. So you have water always. Always water. So two water wells. Filters. Okay. So it's possible to drink. Yes, yes. Okay. With you pray and so on. Quindi hanno anche due pozzi, così nel caso che non c'è acqua, allora invece riescono sempre ad avere l'acqua e hanno anche dei filtri da poterla farla diventare potabile. The mountains around here, from here to Adigrat, is amazing. Oh, really? It's really amazing. It's beautiful. I was on the road. It was like wow, uh-huh. All the time. Really, it's like the Monument Valley, United States. Uh-huh. It look like in some places. Okay. Allora, questa casa qua invece è la casa per dei bambini piccoli, quei bambini che diciamo vengono non solamente abbandonati, ma che magari la mamma muore e quindi il governo della città li fa venire qui, e quindi questo è il primo passo, perché qua sono proprio, hello, proprio per i bambini proprio piccoli appena nati, che purtroppo i genitori, la madre è mancata, e quindi fanno qua il loro primo passo. Yes. Oh, hello! Eccone qua ce ne sono due, uno sta dormendo. No, it's crying, no, don't cry. It's okay. Sì. Ci sono anche due bambini disabili. Ok. Ok, ci sono tre ragazze qualificate, tre infermiere qualificate
So they are qualified also for the design. For them. For look at after the yes. Kids, all the cool okay. Okay. In case there is something. One. The sisters, they work here full time. I see. Wow. 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 Yes. So they sleep here also. Close by. Close by. Okay. Yes. Quindi ci sono tre infermiere. Le infermiere che sono qui, che lavorano qua 24 ore su 24, non dormono qui ma dormono proprio qua vicino, così nel caso che i bambini stanno male sono subito pronti per intervenire. E poi c'è un medico che viene tutte le settimane a controllare i bambini. This house is? These both houses, I will show you this one first. Yes. This is the feeding center. Feeding? Center, let's say from outside. Yes. The mothers, if they cannot feed their children, they cannot breastfeed their children. Okay. They come here to get food for the children. Okay. So oh, I see. Here inside, they are followed by, I mean, checked by three, as I told you, three sisters, yes. Nurses, and one doctor each. Okay. Each week. They stayed here, the children, with the mother. Okay. Until he become strong enough to go out. Ah, okay, so I understand. We call it feeding center. Allora, Silvia dell'Orso. The Suite of Memory of Silvia dell'Orso. So ah, qui è bed for the mothers and children. Il letto per le madri e i bambini, delle madri che non riescono a... So the mother, they cannot give food to the children, you they mean? Cannot breastfeed. Ah, ok, che non possono dare il latte ai bambini, che non possono, hanno delle difficoltà, quindi stanno qua fino a che i bambini non crescono e sono abbastanza forti per poter continuare a vivere tranquillamente. Ok, qui c'è una piccola clinica che il dottore viene qui a controllare i bambini, eccetera, tutto quanto, e proprio c'è una stanza dove ci sono tutti i medicinali e l'altra invece dove c'è la rete chiusa, dove invece hanno tutto il necessario per poter controllare e curare se i bambini stanno male. It's really a lot of job. Yes. And you really need a big support because... Yes, is a lot of money all yes, this? It costs a lot of it money. Costs a lot. Yes. Sto dicendo che c'è un sacco di lavoro e c'è bisogno di veramente un bel po' di soldi per mantenere tutta questa situazione qua. Perché non è solo tenere i bambini, farli insegnare, eccetera, c'è il medico, ci sono le strutture mediche che costano, le medicine che costano anche quelle, quindi c'è veramente un grosso lavoro, un grosso. C'è bisogno di un grande supporto economico. Ah sì, so. Hello sister, a besare. Questa è la piccola cappella dove i bambini vengono qui a pregare. But it is not religion anyway, the compound is not a religion, is a yes, but The main target is to help these children. To help and that's it. He doesn't yes, care yes. If no, to... No, he doesn't force anybody anyone to be any religion, yes. He's not belong to religious people. To take care of the children, not... Yes, he's not belong to religious people. Like many that are from Catholic or Protestant or like... They have to force someone to follow their... I no, see. No, not like this guy. Non è, anche se c'è una cappella, però qui non è gestita assolutamente da religiosi, ma bensì da laici, quindi ognuno può credere, essere e fare quello che vuole, in questo senso. Credere in ciò che vuole, quando un giorno cresceranno. Okay. Yes. Qui c'è il generatore, così anche nel caso che manca la luce, loro sono sempre comunque autosufficienti e qui non può che non mancare un piccolo campo di calcetto per giocare a calcio. Yes. Sto entrando nella piccola clinica. È così. Thank you. She's a doctor. She's a doctor? No. Ah, no. She's a nurse. Nurse. We have yes. Three nurses. Yeah, yeah. Yeah, you told me, yes. A degree nurse. Okay. And, we talk like and nurse, the doctor is Ethiopian. And she has experience for a long, long time. Okay, in good. The, in the
main hospitals. Yes, and I see. Yes. And the doctor, he came for visit each one week. Every week. Yes. And here we have there are all the medicine. Here is the store of medicine. The store for medicine. And usually they buy lots of medicines in time after time. Yes. And it's almost this time. So okay. Checked. Ah, okay. E qua è dove c'è la bilancia, there is the libra for the children, yes? E qua se i bambini stanno male li mettono, li tengono qui per qua, fino a che non si riprendono. C'è veramente tanto lavoro qua, mamma mia. It's a big job, great job. You do a great job. Wow. Sistere. Hello, thank you. Amagasanalu. Amasaganalo. Amasaganalo. Bye. Ciao. A quest'ora i bambini sono andati tutti nelle loro casette a riposare perché hanno finito di mangiare, a riposare, a giocare, a stare tra di loro, a chiacchierare, a ridere, eccetera, eccetera. These are the two cars you have, one and two. Ok, è finito, è stato bellissimo. Oltre che è stato bellissimo è che veramente c'è veramente un grande lavoro. Bisogna cercare di... We need to take more people to help. More people, yes. Now when we arrive in Italy we try to find more... More sponsors. We need more sponsors to keep this place always like this. È un bisogno di sponsor, ragazzi. Ecco qua. Ok. Bello. Why this name? Salam. Why this name, James non morirà? Sorry, I'm really ashamed even to Okay. Yes, okay, but I can understand the meaning, James non morirà, because, you know, they keep all the children that are safe. Yes, instead to stay on the street. Yes, exactly. And so they save. This is the reason, yes. James, I think, is just a name like this. Le montagne di Adua sono bellissime, madonna mia. Da qua se si arriva fino ad Adigrat, veramente ci sono delle vedute spettacolari. Il villaggio dei bambini James non morirà sta proprio al top del paesino di Adua, nella cittadina di Adua. I thought you were in Aksum and then I send a mail to Christian. Christian told me no, it's in Adua. It's in Adua.